anche nell'ambito delle malattie pneumologiche, nella fattispecie la broncopneumopatia cronico-ostruttiva e l'asma, sempre più si fa strada il concetto della medicina personalizzata. Questo altro non significa se non cercare di trovare il paziente migliore per quel tipo di trattamento, o meglio l'opposto, il miglior trattamento possibile per ogni singolo paziente. Ora, fino ad oggi sostanzialmente si è proceduto in un modo diverso, cioè si cercava di adattare un trattamento uguale per tutti. Oggi questo non è più possibile anche per motivi strettamente economici, perché ad esempio si usano dei farmaci biotecnologici che hanno un elevato costo. Questo significa che non possiamo permetterci di utilizzare questo tipo di terapia se non nel paziente giusto, per evitare ovviamente degli sprechi e soprattutto per cercare di ottenere il miglior risultato possibile in quel paziente. Questo significa, ed è uno dei momenti fondamentali anche di questo congresso, la valutazione e la ricerca di quelli che sono tecnicamente definiti biomarcatori. Biomarcatori altro non significa se non avere un esame, una proteina facilmente isolabile, che quindi possa ovviamente rientrare nella pratica clinica, che permette di identificare quel paziente che sarà responsivo e quindi sarà suscettibile a quel tipo di terapia.